Buonasera. Allora è la seconda volta, esattamente da un anno fa, dalle elezioni amministrative che ci ha visto per la terza, quella mia compagine amministrativa ha vinto per la terza volta consecutivamente. Siamo qua in piazza perché consideriamo la piazza il luogo dove si deve fare la politica. La piazza e i comizi devono essere il fulcro della politica foianese. Ma oggi, e noi è una prassi che abbiamo fatto da 10 anni a questa parte, un incontro periodico, quindi lo facciamo abitualmente ogni anno questo incontro con la cittadinanza, perché è giusto che la cittadinanza venga informata di tutte le attività, di tutta l'attività amministrativa, e venga informata soprattutto nei comizi elettorali. Oggi vi parleremo un poco di tutta l'attività che abbiamo messo in campo, di tutti i progetti futuri che abbiamo intenzione di mettere in campo, ma parleremo anche di questa nostra opposizione, dell'opposizione attuale che a un anno dalle elezioni ancora non hanno avuto il coraggio, mancando di rispetto soprattutto ai loro elettori, di fare quantomeno un comizio di ringraziamento. Era dovuto, sicuramente era dovuto, ma loro preferiscono i chiacchiericci da bottega, preferiscono farsi un gruppo WhatsApp dove l'unico si divertono a deridere gli amministratori attuali, quindi se per loro questo è un divertimento senza fare nessun... Credo che il compito di una opposizione, quantomeno oltre a controllare l'attività della maggioranza, ma fare anche delle proposte quantomeno condivisibili. Finora proposte condivisibili, anzi proposte non ne hanno fatto nemmeno uno, ripeto, hanno questo gruppo WhatsApp in cui si divertono, io gli auguro di divertirsi per i prossimi 15 anni a deridere continuamente gli amministratori. Poi o pubblicare delle foto, abbiamo visto appena dopo le elezioni ci stavano molti fotografi amatoriali che poi sono scomparsi, perché la politica è un impegno costante, continuo, e non è da tutto fare questo. Io prima di passare la parola al vice sindaco voglio, abbiamo ospitato in questi giorni, nei giorni di San Giovanni, abbiamo ospitato il sindaco di un paese della Baviera tedesco, dal nome impronunciabile il paese, che è rimasto molto contento e entusiasta soprattutto della festa di San Giovanni. Ringrazio questa sera il comitato festa e soprattutto il Don Pierpaolo Marucci per la bella festa che hanno organizzato in occasione di San Giovanni Eremita. Ma voglio anche l'occasione per ringraziare quanti hanno collaborato con Lucio Paolozzo per la gestione del traffico sia a Foiano di Valfortore che a San Giovanni a Mazzocca, ma voglio ringraziare anche gli operatori ecologici che nei 3 giorni di festa, dove c'è stata un'affluenza abbastanza numerosa, il paese è stato veramente pulito, e li voglio ringraziare non solo io ma tutta l'amministrazione comunale, perché è facile criticare, siamo bravi tutti quanti a criticare, però siamo meno bravi a complimentarci poi con le persone. Un buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza in questa piazza. Buonasera amici, concittadini di Foiano. Era d'obbligo incontrarci dopo un anno dall'ultima competizione elettorale, anche perché la nostra ormai da 20 anni è una consuetudine,
cioè quella di avere un rapporto sempre e continuo con i nostri elettori, con le nostre amicizie, con la gente che in molti ci hanno sempre sostenuto in questo ventennio, perché poi fondamentalmente, se andiamo a vedere, i tempi trascorrono, il tempo non si è fermato. Abbiamo iniziato in questa piazza nel 1995, sono passati almeno per me più di 20 anni, però l'abitudine di avere un rapporto con i cittadini, di poterli salutare, di potergli ricordare un anniversario è una cosa che è nel nostro DNA ormai da tanti anni ed è una tradizione che porteremo sempre avanti. Poi è un periodo anche che in Italia non mancano continuamente le elezioni e quindi siamo costretti, gioco forza comunque, a stare sempre in questa piazza e a rappresentare un'idea, un programma, qualcosa. I temi che ha toccato Michele li tratterò per ultimo, perché poi una riflessione sul momento politico di questo paese va pure fatta, che fondamentalmente viviamo un momento particolare, se vogliamo essere eleganti diciamo particolare. Se poi voi vogliamo entrare diciamo nel nostro giudizio, ma questo lo diciamo solo a noi stessi, non abbiamo arroganza di pensare che sia il pensiero di tutti, beh, diciamo che sicuramente viviamo un momento politico che andrebbe psicanalizzato fondamentalmente e non studiato. Bene, io stasera parlerò un po' prima delle cose che sono in cantiere, in modo da rendervi tutti edotti degli atti e delle scelte che questa amministrazione sta facendo, dopodiché passeremo un po' all'analisi politica di questo, ripeto, di questa situazione particolare in cui vive il nostro paese. Diciamo che in questi mesi abbiamo, come tanti altri comuni, siamo stati un po' impegnati a concludere tutte le fasi della vecchia programmazione europea. Si è chiuso infatti il ciclo 2007-2013, che poi si è protratto fino al 2016, quindi come un po' tutti i comuni del comprensorio o del Sannio abbiamo sistemato un po' di carte negli ultimi 6 mesi, che erano quelle che poi ci hanno permesso, come dire, di sfruttare meglio di tutti i finanziamenti europei. Però già siamo ripartiti. Noi anche quest'anno sfrutteremo 2 finanziamenti che abbiamo ricevuto, importanti, sulla scuola materna. Noi abbiamo ottenuto 250.000 euro dal Fondo Chioto, siamo stati l'unica amministrazione della provincia di Benevento a beneficiare di questo finanziamento, e poi abbiamo beneficiato sempre sulla scuola materna di un secondo finanziamento di 285.000 euro che servirà per fare l'efficientamento energetico e statico della struttura. Quindi in totale a luglio, a fine luglio, partiranno lavori per 530.000 euro sulla scuola materna per adeguare questa struttura, che era del 1974, alle nuove normative sismiche, e quindi rendere questa scuola finalmente sicura, una scuola dove accogliamo i vostri figli, ed è giusto che quindi venga adeguata staticamente alle ultime e moderne normative. Perché noi ci teniamo, e questo è parere di tutti, parere univoco, che effettivamente le scuole di questo paese sono le più belle, le più sicure e le più moderne. Sia la scuola elementare che la scuola media rispettano tutti i principi di adeguamento sismico, hanno tutte attrezzature informatizzate, e adesso anche la scuola materna la porteremo a questo livello. È evidente che quest'anno, quindi, per la seconda volta, saremo costretti a spostare il plesso e le attività presso la scuola elementare per l'ultima volta, dopodiché avremo adeguato definitivamente dal punto di vista statico e sismico ed energetico anche questo fabbricato. Mercoledì invece inizieranno i rilievi alla scuola elementare, perché anche su questo plesso vogliamo fare la stessa operazione che abbiamo fatto per il comune, e quindi anche questo
sempre sui fondi Kyoto, vorremmo cercare di attingere al finanziamento per l'efficientamento energetico della scuola elementare. Ad agosto, non appena ci sarà arrivato il contratto di mutuo, grazie ad un finanziamento del credito sportivo, inizieranno anche i lavori di adeguamento del campo sportivo, dove andremo ad adeguare tutta la struttura, eliminando barriere architettoniche, mettendo a norma gli spogliatoi, rendendo insomma la struttura migliore di quello che è. Inizieremo anche a mutuare due lotti del cimitero, dove andremo a completare la pavimentazione, a ristrutturare i fabbricati, a rimettere a posto la viabilità che ormai dopo tanti anni ha bisogno di urgente manutenzione. Quindi due lotti da 60.000 euro. Mutueremo anche interventi all'interno del paese sulla viabilità per circa 50.000 euro e stiamo aspettando il contratto di finanziamento, sempre con fondi del credito sportivo, per adeguare l'impianto sportivo di via Santa Maria. Infatti con 150.000 euro di finanziamento metteremo l'erbetta sintetica anche a via Santa Maria, e penso che per i più giovani sia qualcosa di estremamente positivo, e andremo anche per 120.000 euro ad adeguare la struttura che oggi è praticamente il campo da bocce. Dopodiché anche in settimana, essendo stato pubblicato un quarto bando del credito sportivo, sempre per quanto riguarda il campo sportivo, inizierà la progettazione inerente alla sistemazione della scalinata, degli spaltri e l'adeguamento normativo di quell'area del campo. Quindi questo è quello che proprio nei prossimi giorni noi andremo a completare, speriamo di farlo per il mese di agosto, in modo che anche noi non è che andremo in vacanza, quest'anno non se ne parla proprio di vacanza, visto che i bandi del PSR scadono il 12 di settembre, quindi le vacanze anche con gli amici della Giunta e del Consiglio, come dire, quest'anno non ci saranno vacanze, proprio perché dovremo dar vita a una serie di pratiche importanti e che, ripeto, visto il periodo in cui capita la scadenza dei bandi, assolutamente non ci possiamo permettere nessuna settimana lontana dal nostro paese. Ebbene, il 19 di settembre scade il progetto collettivo di sviluppo rurale, quello delle facciate e delle attività all'interno del centro storico. Già sono arrivate le manifestazioni di interesse, già si sta lavorando sulla progettazione, è un bando competitivo che prevede l'intervento sia dei privati e sia del pubblico, ed è un bando che naturalmente ha bisogno di accuratezza nell'elaborazione più della parte amministrativa che tecnica. Mentre il 12 settembre scadrà il bando per l'adeguamento degli infopoint e delle aree picnic, noi abbiamo intenzione di potenziare la struttura San Giovanni a Mazzocca, abbiamo intenzione di ammodernare la vecchia scuola in località Ponte Carboniera e abbiamo intenzione di sistemare la vegetazione ripariale lungo il corso del fiume Zuccariello. Questi scadranno il 12 settembre. Dopodiché a breve dovrebbero essere pubblicati anche i bandi del bosco e noi intendiamo su quello portare a compimento due finanziamenti importanti che sono quelli della sistemazione turistica del bosco Frosolone, anche perché insieme a San Bartolomeo e qualche altro piccolo comune del Sannio siamo gli unici ad avere un piano di assestamento forestale e quindi dal mese di settembre inizieremo anche le procedure di taglio al bosco Frosolone, quindi non solo una parte turistica ma anche una parte, diciamo così, meramente commerciale di taglio e distribuzione. Presso il Ministero invece dell'Ambiente, dove stiamo seguendo negli ultimi mesi diverse pratiche di finanziamento, abbiamo portato il progetto esecutivo e cantierabile del nuovo serbatoio. Stiamo in corso di realizzazione dell'ammodernamento di due tratti di rete rurale, che sono la Fontana Noce e l'acquedotto Frassineta, che ormai hanno più di 20 anni e hanno necessità di essere adeguati. Stiamo riprogrammando e riprogettando il
l'adeguamento del depuratore di Via Roma e stiamo, come dire, progettando anche la nuova rete fognaria di Via Santa Maria, considerato che, diciamo, anche questa non è capace più di far fronte alla crescita del paese, quindi è stata realizzata tantissimi anni fa e quindi anche questa ha bisogno di un adeguamento dal punto di vista idraulico della condotta. Presso invece la regione Campania, a giorni sapremo l'esito del finanziamento per il completamento dell'area PIP, mentre finalmente dopo 2 anni è stato assegnato al Ministero per lo Sviluppo Economico il nostro ricorso fatto contro la regione Campania sull'intero finanziamento di 5 milioni di euro che all'epoca, diciamo così, per un mero errore della regione che smarrì la nostra pratica, ci ha indotto dopo 120 giorni a fare un ricorso non al TAR ma al Presidente della Repubblica, e l'ufficio istruttore in questo caso è stato il Ministero per lo Sviluppo Economico. Poi vi è una grossa novità per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, infatti sempre l'assessorato all'ambiente e il Ministero dell'Ambiente ha posto il Comune di Foiano in graduatoria utile e finanziabile per la progettazione esecutiva e cantierabile, quindi successivamente a finanziamento, di un intervento di 7 milioni di euro sul territorio di Foiano Valfortore. E parliamo di sistemare l'incrocio del vallone Pesco Garofalo e Montagna, parliamo di sistemare il vallone in località Iardino, parliamo di sistemare e completare la sistemazione in località Argaria e di ricostruire il ponte sul torrente Zuccariello, quello principale, quello che causa molti danni, e quindi a breve avremo la comunicazione del finanziamento della progettazione esecutiva e cantierabile di quest'opera. Quindi è un importante finanziamento che nei prossimi mesi dovremo concretizzare rapidamente per metterlo in cantiere. Come anche a breve siamo in posizione utilissima per il finanziamento della progettazione esecutiva, che la Regione Campania vuole ragionare in questi termini: mi porti il progetto esecutivo, ti do il finanziamento. Senza di questo ormai la Regione non finanzia più niente. E quindi dicevo, siamo in posizione utilissima al 100° posto anche per la sistemazione idrogeologica che da località Pisciarelli scende fino all'area PIP. E in ultimo stiamo per concludere la progettazione definitiva della già finanziata opera di sistemazione dell'alveo del torrente Zuccariello dopo gli eventi della calamità. Quindi per noi saranno 2 mesi estremamente importanti, 2 mesi dove dovremo centrare tutti questi obiettivi, metterci a lavorare sugli altri, perché non è che ci fermiamo qui, però oggettivamente, come vedete, c'è tanto lavoro e soprattutto quest'anno io credo oggettivamente che le ferie non ce le potremo godere. Altre novità molto importanti che si stanno consumando in queste ore, e come tutte le persone che leggono e seguono l'amministrazione, stiamo trattando con Terna per il riequilibrio ambientale da dare al Comune di Foiano per la sottostazione che verrà in località Cretta. Questa sottostazione, che è estremamente importante per tutto il sistema elettrico dell'Italia meridionale, dà un valore di 15 milioni di euro e noi abbiamo chiesto ufficialmente una royalty del 6%, che è quella riconosciuta per legge, e che quindi dovrebbe, diciamo, a conclusione di un incontro che noi già terremo il 13 di luglio presso il Comune, dove verranno i nostri avvocati insieme a Terna e insieme a Edison che ha sviluppato il progetto, abbiamo chiesto 900.000 euro di riequilibrio ambientale. Successivamente verrà costruita una seconda e più piccola sottostazione che dovrebbe collegare 3 parchi eolici che verranno installati a Baselice, a Castelvetere e a Colle Sannita. E per questa sottostazione, che verrà realizzata dal gruppo Friel, che è un gruppo altoatesino, noi abbiamo chiesto anche in questo caso 300.000 euro di riequilibrio ambientale. Invece per
piano della Mandria, dove è stato già da tempo autorizzato un impianto di 18 MW, stiamo trattando ormai da diversi mesi con gli emissari della Shanghai Electrics, e in questo caso, visto che questo impianto non beneficerà degli incentivi, perché per la loro fiscalità loro riescono ad avere un utile anche senza incentivo e sarebbe uno dei primi casi in Italia, beh, noi abbiamo chiesto ufficialmente, e stiamo iniziando in questi mesi a trattare, perché c'è stato un piccolo problema di un ricorso presso anche in questo caso il Presidente della Repubblica, in quel caso però l'ufficio istruttore, anche in questo caso era il Ministero dello Sviluppo Economico. Beh, anche in questo caso noi abbiamo l'idea di non chiedere una percentuale, bensì di chiedere una tantum di 1.700.000. Perché? Perché vorremmo fare un'operazione ancora più grossa, cioè quella di prendere questi soldi e acquisire per intero il centro storico del comune di Foiano di Valfortore. Cioè, noi sappiamo che con una royalty di 40.000 euro l'anno, perché più o meno questo dovrebbe fruttare, non è che possiamo farci grandi cose, ma se riusciamo ad averli tutti in una sola volta, vorremmo acquistare per intero l'area dove un tempo viene il centro storico, riprogrammarla, rilottizzarla e metterla in vendita. Noi già in quell'area abbiamo venduto 4 fabbricati, quindi oggettivamente abbiamo anche delle richieste. È stato approvato mercoledì scorso il nuovo PUC in giunta e sarà visibile fra pochi giorni, dove noi abbiamo ridotto di molto le aree edificabili esternamente al paese, perché pensiamo e siamo convinti che la gente nell'edificazione debba tornare al centro del paese. Siamo convinti che questi suoli che si sono spostati per chilometri lontani dal centro urbano e che per anni non sono stati mai edificati non siano ormai più utili a questo paese, e quindi noi abbiamo la convinzione di dover recuperare una parte importante del nostro paese. Abbiamo l'intenzione di recuperare la parte più storica, più antica del nostro paese e di riprogrammarla urbanisticamente, ma per fare questo abbiamo necessità di avere la proprietà dell'area. E quindi, se riusciamo in questa operazione, siamo pronti, e prendiamo già l'impegno stasera, ad acquistare tutto il centro storico del comune di Foiano Valfortore. L'anno prossimo invece, diciamo, le royalty dell'eolico aumenteranno, perché andranno in funzione a Piano del Casino altri 4 MW di installazioni. Dal punto di vista invece dell'area amministrativa, quindi lasciando un po' quelli che sono i lavori pubblici e che sono i cantieri che andremo a vedere nei prossimi giorni, dal punto di vista dell'area amministrativa noi cosa abbiamo? Abbiamo che, come dicevo, a settembre partirà il taglio del Bosco Frosolone. Abbiamo ottenuto il finanziamento per ben 9 unità di servizio civile, quindi 9 ragazzi che accompagneranno l'amministrazione per un anno. Stiamo a breve per ricevere il finanziamento di un progetto APU presso la Regione Campania per 15 lavoratori ex mobilità o disoccupati che già hanno fatto domanda e che sono già state portate le domande presso la Regione Campania. E quindi sono 15 unità che lavoreranno per 6 mesi presso il Comune. Potenzieremo inoltre i progetti di pubblica e sociale utilità e il progetto Isola per le persone che hanno invalidità civile. Quindi un massiccio intervento sociale sul paese e, come dire, continueremo nei servizi storici che ci hanno caratterizzato. Anche quest'anno Foiano di Valfortore è l'unico paese per grandezza similare che continua ad avere tutte le classi della scuola dell'obbligo, 2 all'asilo, 5 alle scuole elementari, 3 alle scuole medie. Altri paesi invece già della stessa grandezza di Foiano da tempo hanno iniziato a fare le multiclassi. Noi questa esigenza ancora non ce l'abbiamo e vogliamo rilanciare su questo risultato, garantendo ancora una volta anche il dopo scuola e quindi pagando con
i soldi del bilancio comunale, bidelli e insegnanti. Abbiamo istituito quest'anno il bonus nascite con i fondi comunali, quindi le persone che dovessero avere un bambino e che sono in situazioni economiche, diciamo, sfavorevoli, possono contare su un aiuto triennale del comune di Foiano di Valfortore con un bonus annuo di 1000 euro. Garantiamo ancora una volta la mensa scolastica a 1,50 euro, che è la più bassa, penso, del Sannio, e non voglio andare oltre i confini del nostro territorio, ma immagino che a 1,50 euro sia una delle forse le più basse della regione Campania. Così come il trasporto degli alunni, che viene mantenuto anche quest'anno a 14 euro. Garantiremo inoltre il servizio agli anziani con 10 operatori. Abbiamo garantito per un anno, e lo faremo anche l'anno prossimo, il servizio di telesoccorso per 10 anziani, il ciclo delle terme, l'assistenza ai disabili. Abbiamo 6 o 7 persone più o meno in gravi condizioni e quindi noi li assistiamo mandando del personale. Garantiremo la ludoteca nei mesi estivi. Siamo pronti, come abbiamo fatto ogni anno, anche in assenza del finanziamento regionale, a partecipare alla spesa per i fitti di quelle persone che risultano non avere una buona situazione economica. Siamo pronti, come abbiamo fatto ogni anno, a sostituirci anche e a contribuire nell'acquisto dei libri scolastici a quelle famiglie che hanno maggiore necessità, e garantiamo anche nelle scuole il servizio di sostegno psicologico. Quindi tutti i servizi che abbiamo fatto in questi anni verranno garantiti e, io dico, potenziati. Abbiamo anche effettuato una opera di sicurezza sull'intero paese. Abbiamo telecamere ormai presso la scuola media, presso la scuola elementare, presso il comune. A breve ne metteremo una in piazza presso l'isola ecologica e a via Santa Maria. Ancora una volta siamo solo in 3 comuni della provincia di Benevento, solo in 3, Foiano, Ginestra e Telese, dove la TASI non si pagherà e non si è mai pagata. Quindi è una tassa che, mentre in altri comuni ha il suo peso, a Foiano di Valfortore questa tassa non si è mai pagata e anche quest'anno non si pagherà. Come l'addizionale IRPEF, che anche in questo caso è la più bassa della provincia di Benevento, al 2 per 1000, mentre ormai la gran parte dei paesi oscilla fra il 4 e il 5 per 1000, come anche l'IMU sulla seconda casa, che resta ferma al 7%, mentre in gran parte dei comuni è ormai al 10%. Per quanto riguarda invece la Tari quest'anno ha subito un aumento del 15% per 2 spese fondamentali che abbiamo fatto: l'acquisto del nuovo mezzo per la raccolta dei rifiuti, che verrà pagato in 4 anni e a 48 rate, e soprattutto la pulizia delle caditoie dopo l'evento alluvionale dell'ottobre del 2015. E insieme queste 2 spese hanno coperto l'importo di circa 16.000 euro. Però anche in questo caso l'amministrazione è venuta incontro ai cittadini, attuando quel sistema di pagare il rifiuto differenziato che tra pochi giorni si potrà portare presso l'isola ecologica. Il comune ha acquistato delle buste con il codice a barre, verranno date ognuna dei cittadini, e presso l'isola ecologica si troverà un operatore che peserà materiale come carta, plastica, vetro ed alluminio, e rilascerà un buono che verrà poi scaricato dall'ultima rata della Tari. Quindi l'amministrazione vuole a questo punto avvantaggiare, agevolare, favorire la raccolta differenziata, in modo da poter recuperare quella somma che in più è presente nel ruolo di quest'anno, ma che l'anno prossimo scomparirà, perché certe spese, tipo la pulizia delle caditoie, non la faremo. Ebbene, queste sono più o meno le cose che in questo anno abbiamo fatto. Poi dopodiché c'è un problema più che altro politico di questo paese, quello di cercare di avere un dialogo serio e costruttivo con l'opposizione. Non è che questo, mi diceva anche l'assessore che per il 4 novembre avremo anche il nuovo monumento, e quindi anche quest'anno faremo un'altra manifestazione ormai
diciamo, questo paese diciamo, continua in questo tipo di politica perché cerca di farsi conoscere anche all'esterno. C'è bene il sindaco, è venuto un ospite anche internazionale che è rimasto molto contento dell'ospitalità e soprattutto dei foianesi e del modo in cui hanno diciamo, svolto la festa del Santo Patrone. E quindi dicevo, noi abbiamo un problema di dialogo e soprattutto di confronto politico. Io stasera ho sentito alcuni concittadini sulla questione della Tari. Bene, io non dovrei farle queste cose perché non competono a me, competono all'opposizione. Io oggi, se fossi un consigliere di opposizione, fossi convinto di quello che dico, cioè che a Foiano magari la Tari è cresciuta, è molto onerosa per i cittadini, io se fossi un consigliere dell'opposizione, allora cosa farei? Cerco di spiegarlo all'amico Michele Cava. Farei un manifesto, scriverei consigliere di opposizione o capogruppo dell'opposizione o insieme per amministrare, insomma, ci scriverei qualcosa. Dopodiché, se io fossi convinto veramente di quello che dico, raccoglierei tutte le tariffe della Tari di tutti i paesi della provincia di Benevento e sputtanerei la maggioranza dicendo: avete visto, cari concittadini, quando pagano là, quando pagano qua, e perché noi paghiamo di più? Allora, se uno vuole fare opposizione deve anche studiare, ci deve mettere il tempo. E io, se fossi oggi l'opposizione e fossi convinto di quello, farei un manifesto, farei vedere ai cittadini quanto si paga di più a Foiano rispetto agli altri paesi. Ma io aggiungo, perché l'opposizione l'ho fatta per 10 anni e la conosco bene, se questo manifesto non esce fra 30 giorni, lo faremo noi della maggioranza, dove faremo un manifesto dove faremo vedere tutti i paesi quando pagano di spazzature e quindi di Tari, e metteremo in evidenza come il comune di Foiano ancora una volta ha la Tari più bassa della provincia di Benevento. Io do il tempo fino al 1° di agosto, dopodiché il manifesto lo faremo noi. Lo faremo noi e dimostreremo, carte alla mano e dati alla mano, come quello che dice l'opposizione non è minimamente sostenibile. Però ripeto, se loro sono convinti, e mi auguro che siano convinti, hanno 30 giorni di tempo per fare un manifesto. Io vi consiglio, ripeto, ho fatto 10 anni l'opposizione, ma quando la politica a Foiano era uno scontro veramente di un certo livello. E se io voglio mettere in difficoltà la maggioranza, io devo produrre atti, iniziative, dimostrazioni. Non è che posso soltanto dire in giro e aumentate, aumentate. Allora, noi fra 30 giorni, se non esce il manifesto dell'opposizione, lo faremo noi come maggioranza. Dopodiché noi abbiamo un'opposizione che, se noi andiamo a vedere come votano, noi non riusciamo a capire che ragionamento politico puoi fare con queste persone. Cioè, si lamentano che la tariffa sui rifiuti è alta, ma poi votano a favore al bilancio di previsione che all'interno c'ha la tariffa per i rifiuti. Allora tu o voti contro la tariffa e voti contro il bilancio, o non puoi pensare di prendere in giro anche i tuoi elettori votando contro la tariffa e votando a favore del bilancio, per non parlare poi del eventuale altre astensioni su altre cose. Cioè, non hanno una linearità nel ragionamento. Allora, se la tariffa della Tari a Foiano è così alta, perché hanno votato a favore del bilancio di previsione? Dovevano votare contro? Questa è la domanda che io farei da elettore dell'opposizione. Scusate, ma fateci capire, sta tariffa è alta o è bassa? Non si può votare una volta in una maniera e una volta di un'altra. Poi nell'ultimo consiglio ci siamo sentiti accusare che noi avremmo speso 70.000 euro per le manifestazioni di questo paese, ed è vero, non è un... ma bisogna dire tutta la verità, bisogna anche dire che il comune di Foiano di Valfortore su ogni opera pubblica, quindi su ogni opera pubblica, fa un contratto di sponsorizzazione con l'impresa che vince l'appalto. Quindi noi l'anno scorso abbiamo avuto 8.000 euro dall'eolico, 6.000 euro dalla strada Pisciarelli e 48.000 euro dall'impresa che ha vinto l'appalto a San Giovanni. E rilasciamo un contratto depositato, non è che ci li facciamo dare e ci li vede. Firmano un contratto prima di fare quello dell'appalto e noi con quei soldi, circa 70.000 euro, abbiamo fatto tutte le manifestazioni.
Il problema qual è? La questione è molto semplice. Essendo stato un movimento che per lo più è stato improvvisato, non vi è la capacità di un confronto politico con la maggioranza. Cioè, se un tuo cittadino ha un problema, quel problema lo porti sul tavolo di una discussione e si cerca di trovare una soluzione. Non è che tu porti sul tavolo della maggioranza il problema dicendo: questo non va toccato perché ce n'è un altro che sta nelle stesse condizioni. Non è un baratto la politica in questo paese. In questo paese maggioranza e opposizione trovano una soluzione che possa andar bene a tutti. Non è che si ci arriva e dici: dato che una persona ha un problema, dato che ce n'è un'altra che ha lo stesso problema, allora non dobbiamo fare niente. Noi come maggioranza a questo tipo di baratto non ci stiamo. O vengono da noi e vengono con le soluzioni, o vengono a porre un problema su cui trovare una soluzione che vada bene per tutti, o noi a questi tipi di ragionamenti non ci pieghiamo. Cioè, io voglio essere molto chiaro stasera: se qualcuno pensa di risolvere i propri problemi mettendo in campo i guai degli altri, non ci trova assolutamente d'accordo. O vengono e ci vengono a porre le questioni e le soluzioni che noi oggettivamente accettiamo, oppure se dobbiamo stare in consiglio per ogni volta ricordare che come c'è una persona poi ce n'è un'altra, beh, noi siamo per risolvere e far uscire i cittadini da questo sistema che poi li lega e non li rende mai liberi. Loro forse, non avendo capacità di trovare una soluzione, vorrebbero barattare una volontà, ma noi a questo tipo di gioco non ci stiamo perché non ci appartiene. Come non ci appartiene quello che abbiamo visto un anno fa alle elezioni? Ma io mi ricordo, ma può essere mai che 12 candidati della lista opposta non vi era una scheda di un nome scritto nel modo corretto? Ma veramente pensate che dopo la scenata di aver segnalato un intero paese, di essere entrati nella casa della gente per schedarli, noi ci possiamo sedere con voi e barattare le illegalità dei vostri elettori? Non è possibile, è meglio che lo sapete. Questa sarà la linea di indirizzo di questa nuova amministrazione, formata da giovani, formata da gente che si è affacciata per la prima volta in politica e che va rispettata per la pulizia intellettuale che ci ha messo in questa campagna elettorale e che mi onora seguire anche nel prossimo futuro e nei prossimi 4 anni. Perché, amici, voi lo sapete e lo sapete, lo sanno anche quelli dell'opposizione. Non è che scalzarci è impossibile, diventa impossibile quando c'è un'amministrazione che lavora tutti i giorni, e io che ho fatto opposizione per 10 anni so che quando vuoi scalzare qualcuno che lavora tutti i giorni forse ti devi inventare anche la notte pur di vincere. Invece loro si danno un tipo di politica, ha fatto bene il sindaco a dire che non capisci se è una politica da spettacolo, mediatica. Io dico solo una cosa e vi lascio: questa gente si definì come dei fantasmi. Beh, io dico che la natura delle persone non può cambiare o semplicemente può modificarsi in un mese di campagna elettorale. La politica è una cosa seria. Questa piazza ha visto per tanti anni scontri forti, crudi, ma di persone che in quello che facevano, a torto a ragione, ci credevano. Un ragionamento, ripeto, di quello che si sta vedendo negli ultimi mesi e che si è visto nell'ultimo anno non è che lede noi, a noi fa piacere. Se continua così, fondamentalmente non è un problema, significa che ci riconfermeremo per altri 2 o 3 volte. Il problema è che lede lo stare insieme di una comunità, perché non è possibile che quando c'è un problema, invece di discutere questo problema, lo si baratti davanti ai bar o lo si baratti in consiglio comunale come se fosse un continuo scambio di favori e di legalità. Noi a questo non ci stiamo. Noi vogliamo cambiare, perché ce lo chiedono l'Europa, perché ce lo chiede i paesi vicino, perché ce lo chiede una nuova forma di mentalità, perché quel modo vecchio non esiste più, e chi si piega perché non ne conosce altro non è destinato a governare questa piazza. Foiano di Valfortore ha una cosa sola, signori: è un paese che politicamente è esigente. Mentre negli altri comuni si possono permettere di non fare le liste, a Foiano questo non è mai successo, è successo lontanamente nel 90.
è successa in condizioni di strapotere politico oggettivamente, ma è un paese estremamente, dal punto di vista della politica, esigente. Foiano non ti premia se non lavori, Foiano non ti premia se non ti mette a disposizione, Foiano ti premia e ti dà fiducia se tu in quello che fai ci credi tutti i giorni. Grazie ancora a tutti voi e restiamo insieme anche nei prossimi anni in modo da, come dire, sostenere altre battaglie e renderci sempre vincenti. Buonasera.